Ed ora lo sport con il calcio di Serie C, fischio d'inizio alle ore 14 di domenica per la trasferta dei biancazzurri, dunque si va verso Olbia Pescara e sentiamo allora cosa ci si aspetta, quali sono le aspettative di questa partita proprio da Massimo Profeta che è qui in studio con noi. Massimo, buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto, belle aspettative, bisogna vincere questa partita, in realtà bisognerebbe vincere tutte e tre, quelle che restano da qui alla fine del campionato a diciamo parzialmente steccato il confronto interno con l'Entella, il Pescara di Cascione, 4 punti in queste prime 3 partite sotto la gestione dell'ex capitano biancazzurro che ha ridato sicuramente un equilibrio alla squadra dal punto di vista tattico, ha rivitalizzato i giocatori, un solo gol subito ma anche un solo gol realizzato in queste 3 partite, insomma bisognerà fare qualcosa in più dalla tre quarti in su e probabilmente Cascione potrebbe optare, usiamo sempre il condizionale quanto mai di rigore, per il cambiamento di modulo dal 4-3 al 4-2-3-1, in realtà già utilizzato in corso d'opera nel match di, con l'Entella, il posticipo di lunedì scorso, potrebbe giocare Aloy con Squizzato, tandem di mediani perché si integrerebbero bene dal punto di vista proprio delle caratteristiche e poi sulla tre quarti all'imbarazzo della scelta Cascione perché potrebbe giocare a Cornero, lo stesso Meazzi ma anche Tugnov, staremo a vedere intanto le notizie dell'allenamento di ieri perché la squadra nel pomeriggio tornerà ad allenarsi al Mastrangelo di Montesilvano. Merola si è fermato per un lieve affaticamento all'adduttore, però insomma nulla di rilevante, nulla di preoccupante, a scopo precauzionale diciamo che ha interrotto la seduta di ieri, risponderà presente, un giocatore imprescindibile, il fattore di questo Pescara nel girone di ritorno, 15 gol realizzati, il terzo marcatore più prolifico del girone B, non ci sarà ancora per problemi al ginocchio Pellacani e poi è stato fermato per un turno dal giudice sportivo Milani. L'Olbia è ultima in classifica, possiamo dare anche uno sguardo alla graduatoria grazie a Roberto Cherchi, come vedi Anna, l'Olbia è ultima e Cenerentola di questo campionato di fatto o meglio virtualmente spacciata perché ci sono ancora 3 partite, l'Olbia è condannata a vincere questa partita per sperare nei playout. Diciamo anche come stanno le cose perché in questo momento se finisse il campionato Fermana e Olbia retrocederebbero in Serie D perché c'è un gap tra la penultima e la quintultima, ovvero la Recanatese, di più di 8 punti. La Fermana ha 28 punti, la Recanatese ne ha 37, quindi sono più di 8 punti, ovvero 9. Quindi se oggi finisse il campionato sarebbero entrambe retrocesse, però insomma sono discorsi questi teorici perché ci sono ancora 3 partite. Il Pescara deve salvare il salvabile, questo significa, tradotto in numeri, dovrà vincere le prossime 3 partite.